La fondazione della National Gallery risale al 1936, è per volere di Andrew Mellon, che scrisse personalmente al presidente degli Stati Uniti Roosevelt con l'intento di donare una parte delle sue finanze, da grande banchiere, uomo politico, finanziere e banchiere appunto che era, una parte delle sue finanze per la costruzione di questo edificio. Che non doveva essere assolutamente intitolato a suo nome, ma che doveva essere patrimonio del popolo americano. Roosevelt accolse assolutamente con entusiasmo questa offerta e nel 1937 iniziò la costruzione di quella che attualmente è l'ala più antica del museo, l'ala ovest, la West Building. Questa costruzione fu affidata il progetto a Russell Pope e l'edificio fu costruito in maniera assolutamente celere e venne inaugurato nel 1941 dal figlio di Andrew Mellon, Paul Mellon, in quanto il padre era scomparso nel 1937, peraltro a brevissima distanza, circa un mese, dall'architetto Pope, anche egli scomparso nel 1937. Nel 1941 fu quindi inaugurato il West Building e con la presenza di Roosevelt e di Paul Mellon. Aprì con le 126 dipinti della meravigliosa collezione di Andrew Mellon e con 26 sculture, alle quali ben presto si unirono anche altre.